grazie per essere qua. È un grande piacere, una grande emozione prendere la parola nella propria città. È però un periodo triste quello che stiamo passando. Nel 2013 il movimento si è presentato alle elezioni in questa città, è stato sconfitto, ma non siamo stati sconfitti solo noi, siamo stati sconfitti tutti, è stata sconfitta questa città, sono stati sconfitti i cittadini, ce ne siamo accorti in questi anni, perché un potere si è di nuovo impadronito di questa città, hanno messo di nuovo le mani su questa città. La mafia comanda di nuovo a Catania con questa amministrazione, lo dobbiamo dire forte e chiaro! Gli interessi dei mafiosi si erano già manifestati prima delle elezioni, prima ancora che si andasse a votare, poche settimane prima c'era un atto che interessava chi voleva mettere le mani sulla città, si chiama PUA, piano attuativo urbanistico, segnatevelo bene in mente, c'è un'intercettazione, fa un indagato per mafia e in quel momento il candidato sindaco Bianco, che ancora non era stato eletto, dove uno rassicurava l'altro su quello che sarebbe successo in consiglio, e cioè che il PUA passava, una più grande speculazione edilizia che interessa i terreni di questa città, interessava un indagato per mafia e il nostro sindaco lo rassicurava. E di quella grande speculazione edilizia è successo che cosa? Che si è presentata solo un'impresa, un raggruppamento di imprese, Stella Polare si chiama, guarda caso un solo gruppo, guarda caso pieno di soggetti collegati con la criminalità organizzata. Ma tutto questo non bastava per intervenire su questo comune, abbiamo dovuto vedere altro, il degrado di questa città, abbiamo dovuto vedere quest'estate appalti affidati per, lo sapete tutti benissimo, i posteggi della Playa revocati alle ditte che l'avevano avuto in aggiudicazione per affidarli ad altre ditte che facevano subito una cosa, assumevano soggetti già condannati per mafia, i soggetti che storicamente hanno comandato alla Playa, e nessuno è intervenuto. Abbiamo dovuto assistere in questa città allo spettacolo indegno di manifestazioni culturali come quella che si è svolta vicino all'Empire in quella via, sponsorizzati da un soggetto che la procura riteneva prestanome di un mafioso e che gestiva un bene non sequestrato, confiscato per mafia, e nessuno degli assessori e dei membri di quella giunta aveva timore a farsi fotografare con quel soggetto in piena via, davanti a tutti, orgogliosamente, perché loro questo rappresentano, non rappresentano i cittadini. E quando uno di loro, perché il liquidatore della MT Donia era uno di loro, era quello che ha curato la campagna di Bianco, ha intervenuto per bloccare una speculazione enorme, si volevano impossessarsi di un pezzo del terreno interessato al PUA, voi immaginate, un terreno del valore, perizia giurata, 2,5 milioni di euro, se ne volevano impossessare per poche migliaia di euro. Sapete com'è finita? Bianco gli ha dato un calcio nel sedere e ancora non si interviene in questa città, vergogna! E quando Idone ha denunciato il tentativo di impossessarsi dei soldi della liquidazione dell'AMT, soldi che sono arrivati per pagare i creditori dell'AMT, tanti soldi, 47 milioni di euro, sapete che cosa hanno fatto? Lo hanno sostituito con un altro liquidatore, e sapete cosa ha fatto quel liquidatore? Ha preso quei soldi e li ha trasferiti al comune di Catania, 47 milioni di euro, somme indisponibili, e ancora non si interviene, la procura e il prefetto non interviene, vergogna! Bianco te ne devi andare! Stiamo raccogliendo le firme, lo faremo, lo continueremo a fare fino a che qualcuno
mafia, l'abbiamo già chiesto e lo abbiamo ottenuto, saranno convocati a giorni, ma non l'amministrazione, perché Bianco già è venuto e ha raccontato bugie, non ci interessano le sue bugie. Noi vogliamo sapere da chi controlla, perché non controlla questa amministrazione. Grazie. Grazie Mario, grazie a tutti. E benvenuti in questa piazza aperta, come vedete non ci sono controlli neanche.